Insieme a Caravaggio, Annibale è una figura chiave della pittura degli inizi del XVII secolo. La sua opera più celebre è la decorazione della volta del Palazzo Farnese a Roma. Gli affreschi raffigurano scene mitologiche sugli amori degli dei, ambientate in un'elaborata cornice architettonica. Il pannello centrale rappresenta Bacco e Arianna accompagnati al letto nuziale da un festoso corteo. Come Caravaggio, dopo l'artificioso stile manieristico, Annibale instillò un'energia e una convinzione nuove nell'arte italiana. Il pittore tedesco Helsheimer era famoso per le sue scene notturne e Fuga in Egitto è il suo capolavoro. Dipinto a olio su rame, l'opera raffigura il cielo notturno con un'accuratezza finora sconosciuta. La Via Lattea è ben visibile e possono essere identificate numerose costellazioni. Helsheimer era interessato agli effetti di luce e in quest'opera attua un'innovativa scelta. Le fonti di illuminazione sono quattro, compresa la luna. La più grande pittrice donna del XVII secolo, Artemisia Gentileschi rappresenta la scena di un brutale omicidio con un naturalismo scioccante. Giuditta e la sua giovane domestica tengono fermo il generale Assiro che si dimena mentre la prima gli taglia la gola. In questa versione, ora agli Uffizi, il sangue zampillante riecheggia il rosso degli abiti di lui e le maniche di lei. Il cavaliere sorridente esemplifica la vivida caratterizzazione e il vigoroso pennello per i quali Hals è celebre. Il ritrattista dona alla figura sicurezza e spavalderia. Il soggetto, colto nell'atto di sorridere, indossa un fastoso farsetto di seta riccamente colorato che nell'intricato ricamo presenta molti emblemi. Meglio di qualsiasi altro, Hals incarna lo spirito ottimistico della neonata Repubblica Olandese delle Sette Province Unite. Van Dyck creò un'incredibile immagine della monarchia inglese all'epoca di Carlo I, dipingendo numerosi memorabili ritratti del sovrano, incluso un dipinto equestre e questo insolito studio della testa del re da tre punti di vista. Con un'espressione pensosa, Carlo I guarda in avanti, sullo sfondo di nubi burrascose. Il dipinto doveva essere inviato a Roma come modello per un busto di marmo a opera di Gian Lorenzo Bernini. Ruys Dael è tra i più grandi paesaggisti olandesi del XVII secolo e non conosce pari per la portata e l'intensità della sua opera. Il castello di Bentheim esemplifica la sua vena eroica che enfatizza l'aspra grandiosità della natura. Mescolando realtà e fantasia, l'artista inserisce il castello in un fittizio scenario montagnoso. L'opera di Ruys Dael fu molto influente, non solo nei Paesi Bassi, ma anche in Inghilterra, dove fu ripresa dal pittore romantico Constable. Molti artisti olandesi realizzarono dipinti di vita quotidiana a imitazione di quelli di Vermeer. Sebbene l'opera dell'artista raggiunga livelli senza pari grazie alla squisita armoniosità di colore, forma e consistenza e all'attenzione per il dettaglio, esemplificate nella lattaia. Qui una domestica è raffigurata con minuzioso realismo mentre versa del latte in una ciotola. Vestita con un corpetto giallo e un grembiule blu, ha le maniche arrotolate e l'accenno di un sorriso sul volto. L'ordine gesuita, fondato nel 1540, era una delle realtà fondamentali della Controriforma e un importantissimo mecenate. La volta della Chiesa del Gesù a Roma, chiesa madre dei Gesuiti, è decorata con uno splendido esempio dell'arte della Rinascita cattolica e raffigura una visione celestiale con santi e angeli in adorazione di un simbolo di Cristo. Dipinta in una prospettiva dal basso, è un capolavoro di illusionismo. L'Immacolata Concezione è un dogma cattolico secondo il quale la Vergine Maria è immune dal peccato originale, che macchia tutti gli esseri umani sin dal loro concepimento. Si tratta di una tematica molto amata dagli artisti spagnoli, tra i quali spicca Murillo, che lo dipinse oltre 2 dozzine di volte. Come in questo dipinto, l'artista generalmente rappresenta la figura intera di Maria, vestita di bianco e blu e con le braccia incrociate. Qui è in piedi sopra la luna, fluttuando tra le nuvole, mentre alcuni angioletti le si librano intorno. Un'immagine molto popolare che fu ampiamente copiata. Il dipinto più famoso di Obema, il viale di Middelharnis, è un'opera matura, considerata uno degli ultimi capolavori dell'età dell'oro della pittura olandese.
ingannevolmente semplice, mostra una stradina sterrata e costeggiata da due file di alberi che rimpiccioliscono in prospettiva verso il centro, dove si intravedono un paesino e la guglia di una chiesa, uno scorcio oggi pressoché immutato. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!